Questa vigilia? Ma adesso è ancora presto per pensarci, guarda. Magari stasera, verso mezzanotte. Se ne riparlo. Sì. Che bello. Guarda quanta gente, guarda. Sinfonia. I fotografi sono stati i dominatori di questo matrimonio. Katia e Pippo entrano e i fotografi ordinano: baciatevi. E loro, docili, si baciano. Ancora, ancora. Finalmente possono dire sì, alle 11 e un minuto, per i pignoli. Adesso siamo allo scambio degli anelli e i fotografi esigono la ripetizione della scena. La sposa questa volta vorrebbe dire no. Suggerisce sottovoce al marito che lo scambio delle fedi è una cosa seria. Ma Baudo le stringe la mano, come a dire pazienza. Per 20 minuti, quanto è durata l'intera cerimonia, questo signore ha avuto il compito più ingrato, quello di reggere l'assalto dei protagonisti della festa. Guardatelo ora, come è sereno. Forza, che nel cortile dell'ex convento aspettano 500 invitati, una torta di 10 piani, fatta con 5.000 uova e 200 kg di farina e 1.000 litri di spumante italiano. Le nozze dell'anno, bisogna dire la verità, hanno trovato degli sponsor volontari, persino troppo facile. Alle 3 del pomeriggio, nell'hotel Santa Tecla di Acireale, il pranzo per pochi intimi, 450 persone. La cassata l'ha voluto proprio lei, la sposa, 180 kg, 2 metri di diametro. Domattina, Katia e Pippo, come ormai li chiamano tutti, ovviamente felici, partiranno alle 6:40, destinazione Mosca.